Ecco, e parliamo adesso di prezzemolo, lo troviamo in tantissime ricette, tanto da far nascere quel detto: sei come il prezzemolo, cioè sei sempre in mezzo. Ma fa bene il prezzemolo, attenzione, oggi scopriremo un sacco di qualità e lo abbiniamo anche ai tumori al seno. Cercheremo di capire perché e come. Intanto ne parliamo con la dottoressa Chiara Manzi, che è ritornata a trovarci, nutrizionista. Buongiorno. E con la dottoressa Adriana Bonifacino, che è stata al telefono con voi, senologa all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Tantissime telefonate mi stava dicendo, soprattutto mamme che chiedono. Anche mamme per le figlie, anche mamme per i giovani, quindi che hanno qualche po' di problematiche, insomma. Comunque. Siamo qua per questo. Sì, informazioni. Informazioni. Oggi parliamo soprattutto delle cure, sì, e del post. Però iniziamo con il prezzemolo e cerchiamo di capire intanto quante varietà ne abbiamo qui in Italia, quante ne compriamo e perché è buonissimo e ricco di proprietà benefiche. Perché fa bene, sì, ce ne sono tantissime varietà, quello che troviamo di più è quello a foglia liscia oppure quello riccio, e il prezzemolo ha due proprietà straordinarie, ha due vitamine, la vitamina C e la vitamina A. E la nutrizione culinaria che io studio nella mia accademia proprio studia come funzionano in cottura e nelle ricette. Quindi la vitamina C si mantiene soprattutto se il prezzemolo lo aggiungo crudo alla fine delle preparazioni. Mentre la vitamina A regge benissimo la cottura, anche l'essiccamento del prezzemolo. Non è termolabile, possiamo dire questo, no? Esatto. Non è termolabile, la C la conosciamo come, sì, vitamina aerolabile e termolabile, però, esatto, in questo caso si mantiene. E poi si scioglie anche nell'acqua, quindi lavarlo accuratamente sì, ma lasciarlo a mollo nell'acqua determina la perdita di questa vitamina. Dottoressa Bonifacino, ma qual è la relazione tra prezzemolo e tumore al seno? Questa è un'altra notiziona, perché... La prima relazione è che la natura ci viene sempre incontro, quindi devo dire che questo deve essere il primo messaggio da dare, nel senso che usare le erbe aromatiche, utilizzare tutto quello che possiamo avere in natura in genere è molto utile alla nostra salute. Poi è stato fatto uno studio perché in realtà il prezzemolo contiene una sostanza che si chiama apigenina. Questa sostanza è stata studiata all'Università del Missouri con uno studio che è stato fatto somministrando in via sperimentale, quindi a delle cavie, è stato somministrato innanzitutto il tumore, sono state messe delle cellule di tumore del seno, poi ad alcune di queste cavie veniva dato un ormone, veniva dato il progesterone, ad altre invece veniva data l'apigenina. Che cos'è che succedeva? Che quelle che avevano somministrate il progesterone, il tumore continuava a crescere, invece dove somministravamo l'apigenina il tumore tendeva a regredire, quindi con quella che noi chiamiamo apoptosi, cioè che vuol dire che le cellule tumorali di fronte ad una sostanza di un certo tipo si suicidano da sole, quindi è il suicidio cellulare delle cellule cattive. Ora chiaramente questo prendiamolo con le dovute cautele, perché, certo, è un messaggio per dire che il prezzemolo indubbiamente fa bene, come già detto. Sì, abbiamo sempre parlato di alimentazione, dottoressa, e come prevenzione, quindi in questo caso perché no? Il prezzemolo, dato che va bene proprio dappertutto, mettiamolo. Sì. Allora, se non disponiamo di prezzemolo fresco va bene anche quello essiccato, come facciamo a mantenere l'aroma? Io sicuramente consiglio il prezzemolo fresco e lo consiglio alla fine delle preparazioni proprio per mantenere tutte e due le vitamine, la vitamina A e la vitamina C. Quello essiccato mantiene in parte la vitamina A, però sicuramente perde tantissimo, soprattutto di gusto, di qualità, quindi consiglierei sicuramente quello fresco, anche perché lo possiamo tranquillamente coltivare in casa. Perfetto, in alternativa lo possiamo congelare, mantiene comunque tutti gli aromi. Come vediamo qui lo troviamo sulla pasta, lo troviamo sulle patate, lo troviamo sul pesce, sul merluzzo, sul baccalà, lo mettiamo dappertutto, ma io vorrei proporvelo con Antonella Sciocchetti con un dolce, perché no? Vediamolo. Lei lo usa il prezzemolo? Certo, per fare il pesto. Alla genovese non ci si mette il prezzemolo. E va bene il detto sei come il prezzemolo, ma nel pesto decisamente no. Acquistato al mercato tra i 3 e i 4 euro al chilo o regalato dal fruttivendolo di fiducia, il prezzemolo per i consumatori dove va messo? Dappertutto. Per pasta, per il pesce, per impanatura. Sui gamberoni, uova. Non uso il prezzemolo. Ho comprato la piantina e mi è morta dopo 2 giorni. Allora, se riusciamo a far sopravvivere una pianta di prezzemolo sul nostro balcone, in una veste del tutto originale, quest'erba aromatica può diventare protagonista persino di un dolce.
Ho pensato di utilizzare il prezzemolo all'interno di un dolce al bicchiere, senza lavorarlo troppo, lasciando il suo gusto praticamente naturale. Che bella idea! Di cosa abbiamo bisogno, oltre che del prezzemolo? Adesso facciamo la base prezzemolo. Prendiamo le nostre foglie che abbiamo precedentemente pulito e le mettiamo subito nell'acqua che bolle. Le scoliamo in acqua ghiacciata, che tenderà a fissare la clorofilla e bloccare la cottura. Dopodiché le filtriamo e le frulliamo con un pochino di acqua gassata, fredda. Di questa base, realizzata con 100 g di prezzemolo e 250 g di acqua gassata, utilizzeremo 40 g per le nostre meringhe. Utilizzeremo 200 g di albume, 40 g di base prezzemolo, montiamo in planetaria. Quando inizia a schiumare, praticamente prendiamo il nostro zucchero semolato con l'albumina, 240 g di zucchero semolato e 18 g di albumina, li andiamo a pioggia a versare nell'albume. Quando l'albume monta, lo togliamo dalla planetaria e cominciamo a incamerare lo zucchero a velo setacciato. Forno 90 gradi per 3 ore e mezza, abbiamo la nostra meringa. Terzo e ultimo passaggio, utilizzando 5 delle 7 uova che ci sono servite. Sì. Facciamo una crema pasticcera. Al posto del latte utilizziamo succo di mela che troviamo in commercio e lo portiamo a leggero bollore. Creiamo un pastello con il tuorlo di 5 uova, con zucchero semolato e amido di riso. Un pizzico di sale nel succo di mela. Appena la mela arriva a bollore, la versiamo nel nostro pastello e riportiamo tutto sul fuoco e cuociamo come se fosse una crema. Quando la crema è fredda, lavoriamo la nostra base prezzemolo nella crema con la frusta e siamo pronti per montare il nostro bicchiere. Con la dottoressa Bonifacino dicevamo, noi lo compriamo, alla prova del cuoco sicuramente sono capaci e tra poco la vedrete, tra poco arriva Antonella. Intanto una fotonotizia, una curiosità: gli antichi greci chiamavano il prezzemolo petra selinon, ossia sedano, e sedano che cresce tra le pietre per la somiglianza che c'era proprio con il sedano. In effetti sono simili, un legame di parentela c'è pure col coriandolo, che non a caso viene detto prezzemolo cinese, però ha completamente un altro aroma. L'apigenina, questa è la sostanza che sviluppa il prezzemolo e soprattutto che ci può aiutare contro il tumore al seno, ma non soltanto. Non vogliamo far passare questo messaggio, ma l'alimentazione è fondamentale. Allora, nel 2016 in Italia ci sono stati oltre 50.000 casi di tumore al seno e il 30% delle donne ha interessato il 30% delle donne sotto i 50 anni. Età sempre più forse anche qualcosa di più, perché sappiamo che tra i 30 e i 40 anni, quella è l'età che ci ha preoccupato, diciamo, e che ci preoccupa un po' di più, e tra i 30 e i 40 anni abbiamo un 10% dei tumori del seno, quindi ecco. Questo diciamo che è un numero abbastanza, diciamo, rilevante, che prima conoscevamo molto poco. È anche vero che oggi si fa molta più prevenzione. Bene. Però è anche vero che in realtà l'età si è un po' abbassata, quindi un'attenzione soprattutto anche per le giovani donne che ancora decidono di avere gravidanze eccetera, quindi di controllare comunque bene il seno. E allora vogliamo capire perfettamente quale esame dobbiamo fare, quando vanno fatti, perché a questo punto anticipiamo un po', e come possiamo essere sentinelle del nostro corpo? Sentinelle del nostro corpo cercando di conoscerlo e non averne paura, perché molte donne non toccano il seno perché hanno paure. Sì. Non è che vanno dal medico tutti i giorni, quindi pertanto ogni tanto quel minimo di autopalpazione, ma anche già sotto la doccia, cioè palpare, provare un pochino. Ripetiamo, a sentire, come si deve a capire, fare? Beh, sempre con la mano opposta al seno che noi andiamo ad osservare, quindi con una pressione leggera, quasi sfiorando il seno, e poi magari facendo una pressione anche un po' più profonda e vedere anche se c'è tante volte della secrezione dal capezzolo e vedere se ci sono delle piccole alterazioni, come delle piccole scoriazioni che magari tendono a non guarire. È ovvio che se ogni tanto utilizziamo anche un reggiseno bianco piuttosto che sempre colorato, che ci può mettere in evidenza se eventualmente c'è una secrezione, è un'utilità in più. Quindi abbattiamo questo tabù, dottoressa. Abbassiamo il tabù perché effettivamente il seno fa un po' paura. Quali sono le forme, arriviamo al tasto dolente, di tumore al seno più aggressivo, come si interviene? Perché oggi il fulcro è questo. Allora, l'aggressività del tumore, una volta si pensava sempre ai linfonodi, le donne avevano questo nella testa: se ha colpito già il linfonodo vuol dire che non c'è più niente da fare. Non è assolutamente così. Oggi è ovvio che più prima arriviamo e meglio è, e ovviamente le cure sono efficaci e i trattamenti, diciamo, sono anche meno invasivi, meno
diciamo, meno traumatici per la donna stessa. Però è chiaro che se anche arriviamo un po' più tardi, oggi ci viene in aiuto sia la chirurgia, ma soprattutto anche l'oncologia medica. Pertanto ci basiamo non tanto su un discorso di linfonodi, ma quanto sulla biologia del tumore. Cioè ci sono dei fattori che il tumore esprime e che noi studiamo attraverso l'esame istologico. Quindi se risponde agli ormoni, se è presente una proteina che si chiama CERB, se c'è un'altra proteina che si chiama P53, cioè le cellule con che velocità e con che rapidità si moltiplicano. Quindi sono tutti fattori che ci aiutano nel capire l'aggressività o meno. Esatto, e quindi anche con gli interventi dobbiamo cercare di essere meno invasivi possibile. Sì, questo quando è possibile, sapendo comunque che la chirurgia plastica oggi ci viene molto in aiuto, quindi alcune volte anche nelle donne si può fare anche una scelta un po' più diciamo invasiva, però che possa dare una ricostruzione, un'estetica molto più accettabile. Arriveremo al post-operatorio, intanto il prezzemolo che è ricco di apigenine, così si dice, ok, che riescono ad aiutarci a bloccare le cellule negative. Con cosa si sposa bene? L'abbiamo detto quasi con tutto, allora a questo punto è meglio dire mai. Prezzemolo mai con... Allora, sicuramente non esiste nessun alimento che da solo possa proteggerci da un tumore o da una malattia, quindi è molto importante come l'abbiniamo e come lo cuciniamo. Sicuramente il prezzemolo va quindi inserito in preparazioni leggere, poco grasse, poco caloriche, altrimenti gli effetti benefici del prezzemolo si andrebbero poi ad annullare con una preparazione troppo calorica. Però è anche importante inserirlo in preparazione con un po' di grasso, cioè il grasso non va eliminato assolutamente, perché la vitamina A è liposolubile, quindi Elisa, se non mettiamo un goccio di olio extravergine d'oliva nella preparazione, non viene assimilata una parte buona questi di questa... grassi nobili, grassi buoni, no? Di cui abbiamo parlato quindi, proprio pochi venerdì ma buoni, scorso. Possiamo dire. Pochi ma buoni. Allora, il consiglio è di utilizzarlo crudo o cotto, si cucina il prezzemolo. Mia nonna diceva non cucinarlo, lo metti alla fine. Ma c'è questo detto perché il prezzemolo contiene anche delle sostanze che in grandi quantità possono essere nocive per la salute, ma dovremmo mangiare 4 vaschette di prezzemolo che troviamo al supermercato per raggiungere quelle dosi nocive, quindi nocive. Possiamo stare veramente tranquilli anche lo utilizziamo incinta, per utilizzarlo come vogliamo. Arriveremo al post operatorio, intanto avvocato Greco, mi faccio tentare di prendere al vicino dei rametti di prezzemolo dalla sua pianta che praticamente sporge sul balcone di casa mia. Rischio qualcosa? Mamma mia, pure col prezzemolo. Mai dire mai in Italia, però esatto. Se il comportamento in astratto rientra nella fattispecie del furto, comunque tutti i reati contro il patrimonio, per essere punibili, almeno questo secondo la giurisprudenza, devono comportare una significativa lesione del bene giuridico, cioè il patrimonio. Peraltro anche una riforma di 2 anni fa dice che non è punibile tutto ciò che comporta un fatto tenue, quindi come in questo caso. Anche da un punto di vista civilistico nessun giudice riconoscerebbe un risarcimento per una lite bagatellare di questo tipo di pochi centesimi. Ecco, vale anche per i limoni quindi. Sì. Allora, facciamo un giro d'Italia con il prezzemolo. In Piemonte si usa il bagnat vert, composto da prezzemolo, aglio, rosso d'uovo, io metto anche il bianco, mollica di pane bagnata nell'aceto acciuga. In Liguria abbiamo lo zimino con olio, burro, prezzemolo, aglio, spinaci, bietole, sempre l'aglio, però va bene. Come l'aglio no, fa anche bene moltissimo. Oppure lo zoggiu, scusatemi, in Sicilia, è una salsa siciliana a base di aglio, menta, prezzemolo, olio, aceto. Abbiamo 2 minuti per terminare questo spazio, vorrei parlare appunto del post-operatorio, come deve essere gestito e quando appunto la paziente si asporta il seno. Molto, molto dipende se la paziente fa anche un atto di ricostruzione, esatto, o meno, perché se fa un atto di ricostruzione i tempi del recupero dipendono molto più dal chirurgo plastico, che detterà appunto i tempi secondo il tipo di ricostruzione che è stata fatta. Dopo quanto tempo si può fare la ricostruzione, con quali costi? La ricostruzione, poi la ricostruzione noi la facciamo in contemporanea, ah, cioè in contemporanea. Sono pochissimi i casi, sono veramente pochi i casi che cioè non possono essere ricostruiti immediatamente, quindi oggi la donna ha assolutamente bisogno e c'è la possibilità di ridarle subito un'immagine corporea completa attraverso una ricostruzione immediata. È chiaro che poi bisogna affidare la paziente anche ad un percorso di fisiatria e di riabilitazione, ecco. Questo per il braccio, questo per il seno stesso, perché si cambia un po' la postura, quindi ci sono dei cambiamenti che certamente devono essere osservati
e trattati. Siamo qui per dare delle buone notizie, quindi sempre. A che punto siamo con le cure e poi terminiamo col prezzemolo? Con le cure siamo molto bene, perché di giorno in giorno, non solo vedo di mese in mese, abbiamo, sì, abbiamo sempre delle cure assolutamente nuove. Quello che ci tengo a dire è che oggi ci sono anche dei centri, un po' come il nostro anche del Sant'Andrea, dove c'è un centro di biologia eccellente, perché facciamo su una piattaforma con dei sequenziamenti particolari, noi riusciamo anche nelle chemioterapie a dare il quantitativo giusto di chemioterapico al paziente affinché sia efficace ma comunque avere meno tossicità, quindi oggi veramente esatto, stiamo facendo guarigioni sempre delle... più alte, sì. Allora ritorniamo al nostro prezzemolo, concludiamo questo spazio dicendo meglio la piantina che quelli recise, anche perché al dettaglio costano un po' di più, e certo. Quanto ci dura la pianta? Dai, abbiamo concluso. La pianta, se la trattiamo bene, ci dura bene, la dobbiamo appoggiare su dei sassolini in modo che non ristagni l'acqua in fondo alla pianta e quindi duri di più. Mi raccomando, e quindi la varietà foglie lisce più aromatica, l'aroma si mantiene solo nelle foglie fresche o congelate, parlando sempre di prezzemolo, la pianta dura al massimo 2 anni. Noi ci vediamo domani per parlare di latte etichette, di prosciutto crudo e sarcopenia. Mi raccomando, rimanete con noi, grazie alla dottoressa Chiara Manzi, grazie alla dottoressa Adriana Bonifacino per essere state con noi.